I grew up in Rexburg, Idaho. Sono cresciuto a Rexburg, Idaho. Influenzato e istruito da una famiglia, amici, insegnanti e dirigenti meravigliosi. Ci sono esperienze speciali che ci toccano nell'anima e cambiano le cose per sempre. Un'esperienza di questo tipo avvenne nella mia giovinezza. Sono sempre stato attivo in chiesa e sono progredito nel sacerdozio di Aaron. Quando ero adolescente, fratello Jacobs, il mio insegnante, ci chiese di scrivere quello a cui avevamo pensato durante il sacramento. Presi un foglio e scrissi. La prima cosa era la partita di pallacanestro vinta la sera prima. Seguiva poi una ragazza con cui ero uscito dopo la partita. L'elenco andava avanti. Verso la fine, e certamente non in grassetto, c'era il nome di Gesù Cristo. Ogni domenica il foglio veniva compilato. Per un giovane detentore del sacerdozio di Aaron, il sacramento e la riunione sacramentale cominciarono ad assumere un significato più ampio e più spirituale. Attendevo con ansia di prendere il sacramento, perché la mia comprensione dell'espiazione del Salvatore mi stava cambiando. Ogni domenica, da allora, mentre prendo il sacramento, riesco a vedere quel foglio e a passare in rassegna la mia lista. Adesso, prima di tutti, c'è il Salvatore dell'umanità. Nel Nuovo Testamento leggiamo di quando il Salvatore e i suoi apostoli si riunirono in una sala, a un piano rialzato, per celebrare la Pasqua. Poi, avendo preso del pane, rese grazie e lo ruppe e lo diede loro, dicendo: «Questo è il mio corpo, il quale è dato per voi. Fate questo in memoria di me». Parimente ancora, dopo aver cenato, dette loro il calice, dicendo: «Questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, il quale è sparso per voi». Gesù istituì il sacramento anche nella sua visita ai Nefiti. Ho imparato a capire l'importanza di questi due avvenimenti. Il presidente McKay disse: «Mi sento spinto ad enfatizzare ciò che il Signore ha designato come la riunione più importante della Chiesa, ovvero la riunione sacramentale. Se ci prepariamo adeguatamente per il sacramento, esso può trasformare la nostra vita. Vorrei suggerire 5 principi che possono benedire la nostra vita ogni qualvolta prendiamo il sacramento degnamente. Il primo principio è provare gratitudine durante il sacramento verso il Padre Celeste per l'espiazione di suo Figlio. Viene raccontata spesso la seguente storia riguardo il sacramento. Il sacramento non aveva mai ricoperto un ruolo tanto importante per me fino alla domenica in cui fui ordinato diacono. Quel pomeriggio distribuì il sacramento per la prima volta. Prima della riunione, uno dei diaconi mi aveva avvisato, dicendo: «Occhio, fratello Schmidt, forse dovrei svegliarlo». Finalmente, venne il mio momento di distribuire il sacramento. Me la cavai abbastanza bene fino alle prime 6 file. I bambini e gli adulti presero il pane senza particolari problemi. Poi arrivai alla 7ª fila, dove si sedeva sempre fratello Schmidt. Ma rimasi sorpreso. Invece di dormire, era completamente sveglio. A differenza di molti altri che avevo servito, prese il pane con quella che sembrò essere una profonda riflessione e riverenza. Qualche minuto dopo mi ritrovai alla 7ª fila con il vassoio dell'acqua. Questa volta il mio amico aveva ragione. Fratello Schmidt sedeva con il capo chino e i suoi grandi occhi tedeschi erano chiusi. Stava dormendo profondamente. Che potevo fare? Guardai la sua fronte, rigata e consumata dagli anni di duro lavoro. Si era unito alla Chiesa da adolescente ed aveva vissuto molte persecuzioni nella sua cittadina tedesca. Avevo sentito questa storia molte volte durante la riunione di testimonianza. Decisi di dargli un colpetto sulla spalla per svegliarlo. Mentre stavo per farlo, il suo capo si alzò lentamente. C'erano delle lacrime che scendevano sulle sue guance. E mentre lo guardai negli occhi, vidi che in essi vi erano gioia e amore. In silenzio alzò la mano e prese l'acqua. Nonostante avessi solo 12 anni, ricordo ancora il sentimento che provai osservando quell'uomo segnato dal tempo mentre prendeva il sacramento. Seppi senza dubbio che lui stava provando qualcosa che io non avevo mai provato nei confronti del sacramento. In quel momento decisi che anch'io volevo provare quegli stessi sentimenti.
Fratello Schmidt aveva comunicato con il cielo ed il cielo aveva comunicato con lui. Il secondo principio è ricordare che prendendo il sacramento rinnoviamo le alleanze battesimali. Alcune delle promesse che facciamo sono riportate nelle scritture, per esempio, entrare nel gregge di Dio e essere chiamati il suo popolo, portare i fardelli gli uni degli altri, piangere con quelli che piangono, stare come testimoni di Dio, venire innanzi con il cuore spezzato e lo spirito contrito, disposti a prendere su di sé il nome di Gesù Cristo, determinati a servirlo fino alla fine, ad obbedire ai suoi comandamenti e a ricordarsi sempre di Lui. Le preghiere sacramentali ci rammentano di queste alleanze. Prendendo il sacramento, rinnoviamo il nostro impegno a vivere all'altezza di tali alleanze. Sarebbe opportuno memorizzare le preghiere sacramentali nella mente e nel cuore. Questo ci aiuterà a concentrarci su rinnovare le nostre alleanze battesimali. Che avessimo 8 o 80 anni il giorno in cui siamo stati battezzati, la mia speranza è che non dimenticheremo mai le alleanze stipulate. Terzo, durante il sacramento possiamo sentirci perdonati dei nostri peccati. Se prima della riunione sacramentale abbiamo passato del tempo a pentirci dei nostri peccati, allora potremo lasciare la riunione sacramentale sentendoci puri e puliti. Il presidente Packer ha detto: il sacramento rinnova il processo del perdono. Ogni domenica, quando viene distribuito il sacramento, si celebra una cerimonia che rinnova il processo del perdono. Ogni domenica vi purificate in modo tale che a tempo debito, quando morirete, il vostro spirito sarà pulito. Prendere parte al sacramento degnamente può farci sentire come membri del popolo di Re Beniamino, i quali furono riempiti di gioia, avendo ricevuto la remissione dei loro peccati e avendo la coscienza in pace. Il quarto principio è che durante la riunione sacramentale possiamo ricevere ispirazione riguardo ai nostri problemi. Quando ero presidente di missione in Bolivia, io e Mary Ann fummo benedetti nel poter partecipare a un seminario per presidenti di missione con il presidente Eyring. Durante quell'incontro, egli insegnò che ci sono 3 cose importanti da fare per prepararsi a trarre maggior profitto da una riunione. Dovremmo arrivare con i nostri problemi in mente, umiliarci come dei bambini pronti ad imparare e, infine, essere desiderosi di aiutare i figli di Dio. Quando andiamo ad riunione sacramentale con umiltà, possiamo ricevere la benedizione di capire come risolvere i nostri problemi quotidiani. Dobbiamo andare preparati, essere disposti ad ascoltare e non essere distratti. Nelle scritture leggiamo: ma ecco, io ti dico che devi studiarlo nella tua mente. Poi devi chiedermi se sia giusto. E se è giusto, farò sì che il tuo petto arda dentro di te. Perciò sentirai che è giusto. Possiamo sapere cosa dovremmo fare per risolvere i nostri problemi. Il quinto principio, prendere degnamente il sacramento, ci aiuterà a essere ripieni dello Spirito Santo. Dopo aver istituito il sacramento durante la sua visita nei Fiti, Gesù dichiarò: colui che mangia questo pane mangia del mio corpo per l'anima sua, e colui che beve di questo vino beve del mio sangue per l'anima sua, e la sua anima non avrà mai fame né sete, ma sarà sazia. Era stato loro promesso che se avessero avuto fame e sete di rettitudine sarebbero stati ripieni dello Spirito Santo. La preghiera sacramentale promette che se rispettiamo le nostre alleanze, avremo sempre con noi il suo Spirito. L'anziano Melvin Ballard disse: sono testimone che la benedizione e la distribuzione del sacramento sono accompagnate da uno spirito che riscalda l'anima da capo a piedi. Possiamo sentir guarire le ferite che affliggono il nostro spirito e alleggerirsi il fardello che ci opprime. Conforto e felicità riempiono l'anima, che è degna e desiderosa di ricevere questo cibo spirituale. Saremo benedetti quando proveremo gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo, quando rinnoveremo le nostre alleanze battesimali, quando ci sentiremo perdonati e quando riceveremo l'ispirazione dello Spirito Santo nel prendere il sacramento ogni settimana. Ci saranno sempre delle belle riunioni sacramentali, se il sacramento sarà il fulcro del nostro culto. Esprimo la mia gratitudine per l'espiazione di Gesù Cristo. So che Egli vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.